Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati e benvenuti se siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantic e oggi come consuetudine praticamente ogni settimana vediamo qual è il messaggio che è proprio per voi che le Lenormand vogliono dare a voi personalmente, quindi senza una domanda fissa vediamo che cosa uscirà. Avrete notato che c'è una piccola differenza rispetto al solito, ho cambiato i simboli, non li ho associati a tre mazzi diversi, sempre di Petit Lenormand si parla, ma oggi abbiamo queste delle Healing Light che sono giganterrime, per cui le usiamo per tutti, sono un mazzo che io amo nonostante non sia una fan dei lenzoloni, però effettivamente per me, almeno a me, parlano bene, pur avendo estratto le due carte in più, una in più per la consultante e una in più per il consultante, perché io sono fatta alla vecchia maniera e quindi mi ci trovo meglio così. Voi potete fare quello che preferite, oggi comunque sono loro le protagoniste. Ci aiuteremo anche con il Petit Jeu Lenormand, che è questa edizione ridotta, un po' più tascabile almeno quella degli altri lenzoloni che sono quelli del Grand Jeu. Avremo i nostri oracoli soliti, avremo anche l'oracle Jeu, quindi permettere appunto e capire di interpretare la frase che fa per voi. Quindi a questo punto io vi dico, se volete scegliere la vostra variante, libro, chiave o Buddha, potete scegliere così o potete mettere il video in pausa. Naturalmente trovate nella descrizione del video i link diretti alle tre varianti. Io a questo punto faccio conto che voi abbiate già scelto, quindi che abbiate anche eventualmente messo in pausa. Mi faccio da parte con gli altri due simbolini che ci accompagneranno più tardi. Restiamo con la prima variante, che è quella del libro, e iniziamo comunque sempre dalle energie, quelle non cambiano mai perché sono quelle importantissime per capire la situazione entro la quale ci stiamo muovendo e a proposito della quale ci sta arrivando questo messaggio. Quindi vediamo subito di che cosa si tratta, vediamo un po'. Allora, casa dolce casa, beh, c'è di peggio, Allora, qualcosa che riguarda la nostra sfera familiare o la nostra sfera affettiva, magari anche in modo più esteso la sfera familiare, comunque è qualcosa che riguarda proprio i nostri sentimenti, nel senso lato. Prendiamo lo Gyosho Zen per andare a vedere in questa atmosfera così da famiglia felice qual è il messaggio, perché noi ci aspettiamo sempre chissà quale sorpresa, magari è una rassicurazione, magari in questo momento abbiamo bisogno anche di sentircela dire, oppure è una novità, vediamo. Allora, lotta e fiducia, sembra un messaggio di rassicurazione, perché casa sarà dolce sta casa, però in questo momento all'interno di questa famiglia o di questo menage, se di relazione si tratta, non fa bel tempo, quindi è un messaggio di quelli che servono proprio per ora per metterci sereni. Qui c'è un peso che ci sta, guardate come sono coerenti anche qui, un peso che ci sta disturbando. È una lite qua, una lite in corso, ma più che una lite così estemporanea che ha lasciato il segno, questa è una questione che dura da parecchio tempo, quindi quasi è diventato un fatto di principio all'interno di una famiglia, ma anche all'interno di una coppia. Adesso andremo poi a vedere meglio che cosa ci vogliono dire gli altri oracoli. Certamente qui voi sperate di riuscire a ritrovare l'armonia di un tempo. Siete anche aperti eventualmente ad ascoltare le ragioni degli altri, però di qua non si riesce a uscire, perché questo è proprio, questo fardello è un po' la croce come Lenormand, qualcosa che si sta elaborando da tempo, che si porta dietro, insomma vi state portando la croce di questa situazione, c'è poco da fare. Vediamo cosa ci dicono le carte del simbolo. Taglio. Allora, qua si passa da questo taglio, ci dice che è un momento di estrema freddezza, quando invece prima c'era il massimo della felicità. Qua si parla proprio di famiglia
in, per estensione potremmo parlare di relazioni di coppia dove adesso c'è freddezza, però è già un messaggio che sembra volerci dire che è una cosa temporanea, però aspettiamo, perlomeno è così come la percepite, sentite che basterebbe poco da tutte e due le parti, ma voi siete già disposti, o forse l'avete già fatta la vostra parte per risolvere questo problema, però abbiamo ancora questo peso. Potrebbe anche essere che la pace sia stata fatta, però allo stato delle cose è come se no. State aspettando qua. Allora, qua no, avete sì fatto già un passo avanti in segno di pace, ma non si è arrivati a niente, perché dall'altra parte c'è anche un po' di malafede, un po' di desiderio di farsi pregare. Siete stanchi e avete voglia di ritrovare questa armonia, però incominciate a essere un po' scoraggiati, vediamo adesso nei particolari perché non è una cosa così soltanto per sommi termini, evidentemente qua sta succedendo qualcosa di un po' più pesantuccio se vogliamo, no? Un po' più difficile da andare a risanare. Allora ci riprendiamo che non erano qua sul tavolo, scusate l'inconveniente, i nostri, ecco, tarocchi, qua c'è proprio ostinazione. Quasi un po' premeditata, vediamo perché. L'imperatore e la papessa. Da una parte la certezza, la solidità, dall'altra qui c'è qualcuno che continua a rimuginarci e direi che non siete voi. Vuole farvi sentire in difetto. È una forma di rancore qua, in realtà le cose sarebbero già sistemate. Vediamo perché. Voi non riuscite a darvi pace di questa cosa. Allora, di fatto la pace c'è stata, cioè la riappacificazione c'è stata esteriormente, però dall'altra parte c'è ancora un atteggiamento respingente, un atteggiamento poco accogliente, come se non fosse successo niente in termini di riappacificazione. Quindi siete un po' sul chi va là e siccome questa cosa, come vi dicevo, almeno fino ad ora potrebbe riguardare sia la vita di coppia, sia anche la questione di famiglia, da una parte o dall'altra comunque è in questo momento ciò che vi preoccupa di più e vi dà più fastidio. Allora andiamo a vedere. Queste sono le energie da cui si parte, perché poi bisogna vedere qual è il messaggio, evidentemente. Vediamo un po' con il nostro Ge. Questa volta lo voglio guardare. Ah, allora. No, questo è proprio rancore, c'è cioè qualcosa ancora che non viene ritenuto risolto, infatti, che è ancora da mettere a posto e che sta rallentando le cose. Avete dall'altra parte una o più persone che ritengono che la pace che è stata fatta, quindi diciamo, l'accomodamento che c'è stato, non è sufficiente a far dimenticare ciò che è accaduto. A torto, qui non perché stiamo girando le carte per voi, non è per prendere partiti o dire che poverini a tutti i costi così seguite l'interattivo. Questa è una persona che deliberatamente sta facendo così perché si sente in posizione di forza. Ridimensionato potrebbe essere un partner che ritiene di essere stato offeso e che adesso ve la vuole un po', anche se bonariamente, ma farvela pagare, come dire, tengo il muso perché almeno la prossima volta ci pensa due volte, oppure qualche genitore o parente un po' più grande che a fronte di una vostra manifestazione, di un pensiero che è più che lecito, ma si sa che noi siamo sempre bambini, no? Quando alziamo la cresta, sente un po' questa solita lesa maestà e quindi vi sta tenendo il broncio, altrimenti comunque se ancora non siamo arrivati a questi livelli, c'è della pesantezza ed è una pesantezza deliberatamente imposta, quasi programmata, come se fosse una punizione, un modo per mettersi al sicuro da future altre manifestazioni simili.
Vediamo dove stiamo andando, se più verso la famiglia estesa, in senso esteso, o se è un discorso di coppia. E soprattutto perché, di che cosa stiamo parlando, perché c'è stata questa lite. Questo vogliamo capire. Vediamo un attimo. Prendiamo una carta da qua e vediamo su. Aspettate che mettiamo un po' d'ordine, tanto qua non ci servono più. Allora, beh. Dunque, qui ci vuole prudenza, assolutamente. Allora, avete usato manifestare desiderio di maggiore chiarezza all'interno di una situazione un po', diciamo, poco chiara. Secondo l'altra parte avete, come si dice, alzato la cresta e quindi adesso prudentemente se ne sta zitto, col muso, come per dire, non voglio che succeda più. Penso che qua si tratti soprattutto di un discorso di sentimenti, quindi avete lasciato trapelare la vostra vera natura, ma non era la prima volta, solo che... Potrebbe essere che o abbiate dubitato inutilmente, cioè inutilmente, uno se dubita i motivi ce li ha, però non era questo il caso, quindi non avete ragione. Intanto la bella notizia è di temere che ci sia stato alcun tradimento, ma forse l'avete un po' fatta pesare, cioè prima di farvi convincere ci avete messo un bel po'. E qua c'è proprio questa specie di ripicca, come dire, sì, non mi hai creduto. Adesso, prima che torniamo come prima, ce ne vuole un po', perché io mi sento offesa, mi sento offeso. Il messaggio che è per voi è che forse, certamente, avete capito che questo, diciamo, questo modo di fare, questo atteggiamento è dovuto a quello che è successo, però vi stanno chiedendo di dare più peso a questa storia, a questo modo di rapportarsi per due motivi. Il primo è che se volete recuperare la pace qua bisogna parlarne, perché altrimenti qua andiamo avanti fino alle calende greche a tenerci bronci e a non parlare, cioè quelle cose sono veramente assurde. La seconda vi sta ricordando, guarda che questa persona è così, forse lo sapete già, perché non è la prima volta verosimilmente, però a volte si tende a dimenticare, cioè questa stesa per ora come energia vi vede più presi sul desiderio di riprendere la totale familiarità con questa persona che non sul fatto che avete ragione da vendere, che non avete fatto nulla, che avete già chiesto scusa, se avete dubitato, comunque chiesto, come si dice, troppe informazioni, è solo perché una persona ha diritto di vederci chiaro e così non era, adesso ci vedete chiaro, ma che non diventi una colpa, vi dicono, il fatto di chiedere maggiori rassicurazioni quando ci sono dei dubbi, no? Allora, qui infatti abbiamo in arrivo questo bambino, quindi questo atteggiamento un po' infantile, cioè qui rischiate che la situazione peggiori. Se questo broncio è tenuto in modo ancora più rigido e quindi c'è stato un allontanamento, quindi non soltanto una frattura o un irrigidimento delle relazioni, ma addirittura c'è stata una frattura, qua mi dice il ritorno adesso c'è e ti diremo come, quindi la ripresa c'è e ci diranno come, però anche qua dice ricordati che torna una persona con un atteggiamento così, quindi non caliamo subito la guardia pur di avere indietro i rapporti di prima, perché qua c'è da lavorare, questo è il messaggio. Sono enormi, però sono belle. Vedete che qua c'è bisogno proprio di parlare, parlare e parlare. Insomma, difatti qua c'è un litigio per un tradimento, dove però le parole non sono state poi sufficienti per chiarire ogni dubbio e difatti ancora adesso c'è nebbia nella cosa, la situazione non è chiara, anzi qui c'è il rischio anche che vedendo questo atteggiamento, ma adesso non vi convincete voi che siccome fa così allora il tradimento c'è stato, fermi, fermi, qua rischiano di ingambugliarsi le cose, qua vi stanno dicendo che è necessario parlare con fermezza
ma di andare diretti al punto, di non sopportare, di non permettere che certi atteggiamenti vengano messi in atto con voi. Guardate che qua qui c'è da interrompere un ciclo di silenzi e di, vogliamo chiamarle, ripicche, no? Dai, perché non siamo piccolini, però c'è uscito il bambino al taglio. Spetta a voi, cioè se volete uscire da questa situazione, qualunque sia in questo momento la condizione vostra, cioè potrebbe anche esserci un allontanamento, potrebbe esserci appunto un ristagno, un raffreddamento dei rapporti. Ripeto che secondo me qua stiamo parlando soprattutto di relazioni sentimentali, romantiche, però ricordiamoci che c'è anche la seconda possibilità, che si tratti di rapporti, qua soprattutto io vedrei genitori, figli, nonni, nipoti, insomma, verticale, anche se abbiamo gli uccellini che di solito sono una parentela orizzontale, ma qui parlano di tutt'altro, e c'è proprio questa lite che rischia di avere poi delle conseguenze ulteriori, perché ripeto, la pace è stata fatta, cioè il chiarimento c'è stato, ma non è evidentemente completo, perché qua c'è ancora un forte desiderio di rivalsa dall'altra parte. Perciò da un lato il consiglio è quello di non cedere, cosa che avete fatto fino adesso, dall'altra alla prima occasione, perché vi sta arrivando in questo momento, di affrontare l'argomento e di picchiare giù duro, cioè di dire che questi non sono atteggiamenti accettabili. Cioè, così rimpiangerà probabilmente quando vi siete solo permessi di chiedere spiegazioni riguardo a qualche cosa su cui avevate tutti i diritti di chiedere chiarezza. Vedete che è una lite per un presunto tradimento, no? Perché qui poi il tradimento in realtà non viene neanche dato per certo, anzi è molto nebuloso e qui sono sicuramente solo degli atteggiamenti che vi hanno dato fastidio. Ovviamente adesso mi sto riferendo alla sfera puramente sentimentale, se fosse qualcosa di familiare sono le solite cose perché hai detto, perché hai fatto e che cosa, perché ti sei comportato così con quella persona quando invece dovevi prendere le mie parti. Insomma, sempre tradimento è. Però c'è proprio la lite che inizia, quindi è una lite certo che è stata messa apparentemente a posto, ma ci sono ancora dei residui, tant'è vero che la carta che spera di arrivare in alto, insomma, quindi di salire, di manifestarsi, è la falce, quindi farla finita una volta per tutte. Allora, la buona notizia è che evidentemente questa fine ci sarà grazie al dialogo durante il quale voi dovrete essere particolarmente scaltri e, come vi dico, non lo dico mai, però in questo caso essere molto duri, far capire che questo non è un atteggiamento costruttivo, che anche se apparentemente le cose sono risolte, se da una parte c'è il broncio perché vi siete permessi di manifestare il vostro disappunto, rischiamo appunto che dalla vostra parte invece più che il broncio ci sia un taglio netto. Quindi è proprio, cioè esce, altrimenti le cose andranno dilatandosi, rallentandosi fino a quando poi non sarà più recuperabile questo rapporto. Quindi è importante invece, se stiamo semplicemente alla sequenza delle carte, poi chiaramente con l'orso qua ci dice che le possibilità di ripresa sono buone, ancora con un dettaglio in più, se vogliamo pensarla come un rapporto tra genitori e figli o nonni e nipoti, più genitori e figli direi, quindi lasciarsi le nuvole alle spalle, ma se stiamo parlando di una relazione o anche solo di una frequentazione, è meglio mettere subito le cose in chiaro. Qua, se fate così, si risolve finalmente una questione che si sta trascinando da un po'. Sapete quei classici casi in cui si dice non è più la stessa persona, chissà che cosa, ecco che cosa. È una cosa, direi, praticamente pianificata, più o meno a livello cosciente, però è anche un modo abituale di fare di questa persona, quindi prendete nota se siete agli inizi della frequentazione. Non esiste che siccome voi chiedete delle spiegazioni, si litighi e poi dopo ci si senta offesi, quando poi le spiegazioni sono state date, quindi c'è qualcosa che non torna qui. Non vi preoccupate, non è un tradimento nascosto, non è questa la paura. Qui è proprio il come si è permesso. Ecco perché ci sta anche il genitore e i figli, naturalmente, però è come ha potuto, no? Dirmelo chiaro, come se una persona quando ha dei dubbi, dei sospetti,
facesse meglio a indagare per i fatti propri. Qui evidentemente avete fatto ben presente quali erano le vostre perplessità e vorrei anche vedere, cioè mica si può andare avanti in un rapporto così dicendo ma forse mi ha tradito, ma fa niente perché altrimenti litighiamo. Ecco, no. Se non è per un tradimento, è comunque per qualcosa di verbale o di un atteggiamento da parte dell'altra persona che vi ha dato fastidio, fastidio proprio come può darlo. A chi dà fastidio, a me personalmente, pur adorando gli animali, il serpente qualche insomma, sensazione sgradevole la dà, comunque è sempre una personalità insinuante, una persona magari un po' ambigua, c'è stato qualcosa che vi ha infastidito e avete chiesto o espresso chiaramente quali erano le vostre, insomma, le vostre perplessità, diciamo così, o comunque quello che avevate contro questa cosa. Lite oltretutto appuntate anche secondo me, quindi una lite che è andata avanti, poi finalmente è stata chiarita, ma non del tutto. Quindi dovete interrompere questo ciclo e se lo fate qui ci sono tutte queste enormi cartone che vi dicono che la situazione sta per sanarsi, ma non dovete avere paura. Cioè, se andate dritti per la strada che avete iniziato con la vostra richiesta, quindi se vi mantenete fermi nella vostra posizione, questa storia sta per concludersi bene, quindi abbiamo l'orso. Altrimenti, non possiamo ignorare il mirroring che abbiamo tra frusta e orso, è la lite che continua, in caso contrario, che si ingigantisce più che la lite, è in questo caso il rancore, quindi qualcosa di sordo che poi alla fine diventa ingestibile. Se vi mantenete fermi e se approfitterete della prima occasione, che arriva presto comunque, di parlare chiaramente, di ribadire che non vi rimangereste una virgola di quello che avete detto, date un segnale forte, ci sarà sicuramente una discussione, non posso raccontarvi cose più belle di quelle che escono, quindi vi aspetta un periodo ancora di discussioni, ma questa volta forse abbiamo capito, senza forse, questa volta le cose si placano, proprio perché darete un chiaro segnale di non voler arretrare di tanto così. Quindi questo è un messaggio in realtà dove vi spiega come ci si arriva, ma vi dice subito che ci si arriva poi a riappianare i rapporti, a ritrovare l'armonia, come dicevo, sia che si tratti di qualcosa di sentimentale, sia che si tratti di invece sentimenti non per questo meno importanti, di amore familiare. Comunque questa casa dolce casa ci promette di ritrovare l'armonia con chiunque adesso sia con noi in questa situazione. L'importante anche è che agiate con un po' di, se non astuzia, un po' di pianificazione e non vi facciate soprattutto fregare, perché qua se la sta prendendo anche molto comoda. Vi ha posteggiato lì per dire tornerò poi a comportarmi con lui o con lei come prima, quando avrò voglia, tanto, tanto, e no, tanto, qua dovete fare un po' ribadire quali sono le vostre convinzioni. Comunque poi le cose si risolvono, quindi è dedicato a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo un periodo di raffreddamento, di distanziamento a causa di una lite che nonostante sia stata, diciamo, terminata con una stretta di mano, in realtà non lo è, e quindi c'è questa discrepanza tra i fatti e la realtà che dovete affrontare quotidianamente. Se stiamo parlando di qualcuno che deve tornare, attenzione, quando torna non fatevi subito sciogliere dalla contentezza, ma tenete almeno un'antenna alzata, perché questa cosa va discussa in tutti i casi, va discussa. Discussa in questi termini porterà a degli ottimi risultati e si finisce qui. Quindi ah, no, adesso quello che sarà l'ultima parola sarà l'ultima parola. Finisce qui anche il video, quindi io a questo punto a chi tra voi ha scelto questa opzione, questa variante del libro, come sempre dico se vi è piaciuto e vi è servito, mi raccomando mettete il like. Come sempre se volete seguitemi anche su Instagram, io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Vediamo qual è il messaggio proprio per voi che hanno da darvi le carte. Se voi avete scelto la chiave, eccoci qua, partendo come sempre dalle energie, quindi per vedere piano piano di capire qual è la situazione sulla quale vogliono darci questo messaggio. Vediamolo.
Serendipità. Come per dire che in questo momento non vi aspettate niente di particolare a livello di messaggio, di comunicazione. Magari state aspettando qualche comunicazione, ma diciamo un messaggio particolare, secondo voi in questo momento non è che ci debba tanto essere, no? Però sappiamo che i messaggi che arrivano da qui possono essere anticipazioni, come possono essere consigli, messe in guardia o anche delle gran belle soddisfazioni, delle conferme. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo caso, per voi che avete scelto la chiave, e adesso ci occupiamo degli Osho Zen che vanno ad approfondire le energie di partenza. Vediamo un po'. Intensità, e banalità. Allora, veramente difficile qui andare a capire questo taglio se non per questo contrasto tra qualcosa che forse vorreste più forte e invece qualcosa che vi state un po' adattando a vivere in modo un pochino più tranquillo, se non banale, speriamo che sia soltanto l'espressione di questa carta, è qualcosa che segue il suo tran tran e che per adesso per voi è da accettare, no? Però c'è questa carta dell'intensità che ci parla di come di un desiderio inconscio di migliorare, di avere in più, qua addirittura l'isolamento, il matto e il creatore. Che presentimento che ho. Certamente qua va bene questa serendipità, però assume un sapore un po' diverso, un pochino più amaro alla luce di queste energie e rafforza quello che ho detto fino adesso, secondo me, naturalmente però sono io che li leggo, sapete com'è, quindi sembra che vi stiate un po' adattando, non dico un compromesso, però vi state accontentando in questo momento, ma sapete che qua, là fuori c'è qualcosa di meglio, c'è qualcosa di più interessante, di più appagante, di più adatto a quello che in questo momento sarebbe giusto per voi. Vediamo di capire. Con il simbolo di cosa stiamo parlando e poi vediamo anche col tige qual è nello specifico proprio l'argomento di questo messaggio proprio per voi. Vediamo. C'è questo sogno che ritenete quasi irraggiungibile. Che però al momento sembra proprio irraggiungibile, almeno ai vostri occhi. Tant'è vero che siete molto combattuti. Vediamo un po'. Non vi sentite, però guardate cosa va sull'isolamento, questa impossibilità di fare qualche cosa, questo stare fermi, stare in questa condizione, però sapendo che c'è un modo per conciliare quello che avete con quello che vorreste. È proprio lì, a portata di mano, ma non sapete come arrivarci. Di che cosa si tratterà? Allora, prima di ogni altra cosa, finiamo di vedere la situazione di partenza con i nostri arcani maggiori, prima di tutto. Allora, la forza e il bagatto, caspita, qua scalpitate, vorreste, c'è qualcosa là fuori che proprio, però guardate adesso come sono le energie ferme, quasi costrette, come se ci fosse quel vecchio adagio che bisogna sapersi accontentare. Io non dico di no, certamente non siete in una situazione miserrima, però sapete che là fuori c'è qualcosa di meglio. Di che cosa stiamo parlando? Beh, intanto di qualcosa che arriva qua. Lo sapete voi di che cosa stiamo parlando qua? Perché avete già le idee chiare su quale potrebbe essere l'alternativa al vostro stato in questo momento, eh? Lo sapete già. Quindi io un'idea, ripeto, ce l'ho, ma ce le andiamo a guardare tutte prima di farci poi contraddire eventualmente. Soprattutto Roger, sapete che se deve dire le cose chiare va a segno, eh? Vediamo un po' anche qui il taglio cosa ci dice, non faccio mai, ma
In questo momento non siete contenti, siete lasciate andare le cose così come vanno. Non siete neanche scontenti, però insomma vi sentite proprio tirati. Allora, qua abbiamo soprattutto queste tre lune che sono simbolo di qualcosa che accade molto rapidamente. E poi invece abbiamo la lumaca. Vedete che carte di contrasto che abbiamo qua, anche qua. Io lo dico, che non voglio sempre parlare di ritorni, che lo so che è l'argomento più gettonato, mi trattengo anche da fare interattivi apposta sul ritorno, perché più di uno al mese mi sembra veramente ridondante, ma tanto qua stiamo canalizzando le energie collettive, pertanto una volta ogni tot in un interattivo non c'entra niente, questo pure ad argomento libero, ritorno c'è. Allora, voi siete in una situazione sentimentale che vi state facendo andare bene, non è deteriore, non è una situazione dalla quale volete sfuggire perché state male, perché soffrite, però è una situazione nella quale non vi trovate. Tant'è vero che abbiamo queste due carte, come se i vostri sentimenti si stessero adattando alla banalità della situazione, quindi vi sentite spenti dal punto di vista sentimentale, eppure qua sta arrivando qualche cosa che direi da un lato vi fa piacere, da un lato sentite, vedete che avevate qua anche questa connessione, state aspettando senza una ragione particolare, il ritorno di qualcuno. In alcuni casi può essere il ritorno delle sensazioni che danno proprio i sentimenti. Sperate di ritornare ad amare, perché per come siete adesso, ripeto, o siete single da un po' e non c'è nessuno all'orizzonte, quindi vi siete comunque, state bene con voi stessi, però insomma, non potete fare, cosa potete fare di più? Mica andare a prendere qualcuno a casa. E forse è anche una situazione questa che ci parla di una botta presa nel passato che adesso vi ha lasciato molto così e molto fermi. Oppure c'è qualcuno nella vostra vita, ma ve lo state facendo andare bene, potrebbe essere una brava persona, un'ottima scelta a tavolino, razionalmente, però siete sempre lì che aspettate che la persona che vi ha fatto battere il cuore in passato, e qui parlo a tutti, torni. Vediamo cosa ci dicono loro. Oh, ma guarda, parliamo proprio d'amore, parliamo di inquietudine in amore, parliamo di anche avete da un lato perso le speranze, perché qui non sapete proprio come potreste far tornare questa persona, dall'altra è come se ve la sentiste. Quindi vivete in un momento di così, come se vi stessi appunto facendo andare bene quello che c'è, perché ripeto, non c'è una condizione di sofferenza, sia che siate in coppia, sia che no, c'è una situazione di accettazione, però sotto sotto voi vi state aspettando, state sperando, state sognando che una persona del vostro passato, oserei dire la persona del vostro passato, ritorni sui suoi passi e nello specifico ritorni da voi. Eh sì. Vediamo, il messaggio riguarda questo. Vediamo cosa dirà questo messaggio. Se è un consiglio, se è una previsione, anche qua potrebbe essere un consiglio, magari anche di come andarla a riprendere, chissà. Libro e le stelle, qua sognate in segreto, cioè qua c'è poco da andare a vedere altri significati reconditi. Qua sognate in segreto questa persona che è il vostro, più che sogno, la vostra meta, sarebbe la vostra realizzazione, la vostra speranza, il vostro un po' tutto, ed è la cosa stellare a fronte di una cosa assolutamente innocua, piatta, ma già quando diciamo innocua di una storia d'amore non è che proprio facciamo i complimenti, oppure piatta perché in questo momento nessuno fino ad ora è riuscito a farvi battere il cuore come quello che state aspettando, e quindi anche se siete single non vi pesa, perché piuttosto con qualcuno che con qualcuno che non vi interessa preferite soli, eppure non è mai andato via il ricordo di questo amore del passato, che io direi che forse sta
sentite, guardate che cose escono di qua. Un vecchio amore del passato, il bivio. Allora, il bivio. Voi state sperando, state dubitando, però da un lato state oscillando tra l'arriverà, non arriverà. Qui arriva qualcuno che vi farà, però, soprattutto dubitare di ciò che state vivendo adesso. Qua in arrivo un messaggio, un contatto, un incontro anche, perché comunque qui abbiamo la lettera, però è tra voi due. Ricordo che voi siete sempre la carta, il lenzuolo, in questo caso numero 29, l'altra persona, chiunque sia, è la carta numero 28. Vi state oltretutto guardando, questo è importante, perché potevate uscire sfalsati, a parte che la stesa avrebbe avuto un altro significato, ma poi si guarda sempre, insomma, per convenzione, se ci si guarda o ci si dà le spalle. Non c'è dubbio che è un amore del passato, è una conoscenza antica, pura, quasi sublimata ormai, quindi tra l'altro qua vi dicono, forse avete lasciato andare qualche difettuccia e ricordate solo la parte buona, vabbè, succede, no? Però è anche un marcatore temporale. Ricordiamo però che quando abbiamo steso l'Auger ci diceva che a rilento, ma molto rapidamente. Cosa vuol dire? Non sono impazzita, giuro, non ho bevuto. Vuol dire che arriverà presto un segno di una persona che ci ha messo un po', che è, qua ci abbiamo i gigli, altro che un po'. A rilento è quello che succederà, nel senso che qui c'è un contatto diretto, qua è inutile andarci tanto per il sottile. Sopra abbiamo il cuore, l'amore, non stiamo scherzando qua, questo è un messaggio d'amore, ma un messaggio di una persona con cui si ristabilisce proprio il sentimento. Con questi topi sinceramente non mi aspettavo di meglio. Qua andiamo a far scricchiolare la vostra condizione attuale. Ora, se la vostra condizione attuale è di essere single e quindi di non avere alcuna persona accanto a voi, vi fa scricchiolare solo le vostre certezze, quindi la certezza che avevate, appunto, abbiamo visto all'inizio, di comunque che questa sia una situazione che andava bene, vi eravate messi l'animo in pace. Qui vacillate, e vacillate anche, come vedete, in modo diverso anche con il bivio, quindi queste sono proprio le farfalle nello stomaco che vi prendono mentre non ve l'aspettate, il non saper cosa fare. Quindi qui accade rapidamente, le tre lune sono proprio riferite a questo messaggio, un messaggio dove non credo neanche si possa dire si ristabilisce l'amore, non se n'è mai andato, ma rimanifesta, però insomma ce l'abbiamo proprio sopra la lettera, quindi voi siete qua, uno di qua e uno di là, voi siete qui, questa persona è qua, perché è la carta 28, la persona dal passato che vi ricontatta, qui c'è proprio la volontà di farlo, quindi non è che girate l'angolo e vi scontrate con questa persona, no, assolutamente, è un desiderio di sondare, di vedere se c'è ancora qualche cosa. Vi farà un enorme piacere, vi darà anche insieme a queste farfalle anche un grande senso di angoscia, ma che poi passa, cioè quella avere la coscienza subito che qualcosa si sta sgretolando, che siete subito destabilizzati da questo riapparire in campo di questa persona. E poi abbiamo una carta 22 che insomma il bivio, incertezza, non sapere cosa fare, ma anche forse non sapere cosa dire, restate un po' interdetti. La bella notizia che arriva in questo senso è sicuramente che questa persona non vi ha dimenticato, e se per caso quando avete interrotto i rapporti in passato questa era una persona impegnata, non lo è più. E può essere il motivo che l'ha spinta a ricontattarvi. Purtroppo magari siete impegnati voi, adesso purtroppo, certo, perché non vivete una situazione pienamente soddisfacente, però ripeto, non siete, almeno la maggior parte di voi, lasciate andare ciò che non vi riguarda nel caso, ma la maggior parte di voi non è che è proprio imprigionato nella torre
con il partner che non vuole che frequenti nessuno, cioè c'è un'idea di vita sociale qua, quindi avete comunque un affetto, ecco, non c'è la disperazione, meno male, cioè non è che deve esserci sempre una situazione di partenza terribile. Siete moderatamente contenti fino a quando non arriva questa persona che vi sottolinea quella mancanza che avete, cioè appena la ritrovate vi rendete conto di che avete aspettato fino adesso di ritrovare o lui o lei o qualcuno come lui o lei, cioè qualcuno che vi sapesse toccare le corde giuste e farvi emozionare al punto da avere questi topolini che, come dico sempre, le norme sono molto versatili. Di solito sono i piccoli furti, le piccinerie, l'angoscia, certo, il nervosismo. Qua è proprio quel colpo, no, un po' alla bocca dello stomaco, quel rendersi conto che nel giro di un secondo vi si ribalta di 180 gradi tutta la prospettiva della vita che avete davanti a voi, perché quella che avete dietro di voi sta tutta qua. Quindi anche chi continua a pensare, perché non lo sa fino adesso, che questa persona sia impegnata, non lo è più. Era una persona immatura. Abbiamo i gigli, una persona che nel frattempo ha maturato, intanto è maturata, ma ha maturato dentro di sé delle convinzioni, quindi viene da voi volontariamente sulla base di riflessioni fatte, di decisioni prese, di rotture, affrontate ed elaborate, quindi non è che, cioè, arriva così, per tastare il terreno. Questo è un messaggio d'amore consapevole, quindi è una riproposta. Allora, come dicevo, se siete single, vabbè, anche se per me sarà difficile dire che è difficile dire che anche i single invece saranno tranquillissimi, perché ormai vi eravate fatti come la vostra bolla. Attenzione, sicuramente avrete avuto, magari avete anche delle storie, non c'è bisogno di essere sempre chiusi nell'eremo. Quando parlo di single parlo persone che non hanno una relazione stabile, magari nel frattempo hanno delle frequentazioni, no? Io questo lo do per scontato, ma ogni tanto lo ripeto. Questa non è una persona che vi chiede di avere una frequentazione a corrente alternata, questa è una persona che torna con le intenzioni di arrivare a fare sul serio, rispettosa dei vostri tempi e soprattutto con in offerta una sua condizione di persona risolta in tutti i sensi, quindi sia emotivamente parlando, per questo quindi una persona che è maturata, sia invece dal punto di vista pratico, che è quello appunto di aver fatto un po' piazza pulita di ex o di insomma persone un po' di troppo per potervi offrire una relazione stabile. Questo è quello che annunciano, quindi quello che succederà, direi a breve, appunto, quindi questo è un amore che arriva a destabilizzare con un'offerta di stabilizzazione, ma che vi destabilizza. Quindi in questo caso andiamo anche a vedere qui che cosa ci dice. Voi che partivate da un'idea di disillusione, qua dice addirittura, no? Quindi non è compromesso, l'animo in pace, di colpo vi trovate a ribaltare i vostri pensieri, non sapete che cosa fare, quindi è normale che ci uscisse. Se guardate nei tarocchi, avevamo proprio la torre, no? Pah! Perché un conto è andare avanti a sognare o a rimpiangere, consapevoli del fatto che tanto di lì non si andrà avanti, sarà sempre un sogno nella nostra testa. E quindi possiamo permetterci anche di recriminare, oh, che peccato se fosse andato. Un conto è mentre siamo in preda a queste cose, ci arriva qualcuno, ci arriva quella persona lì. Quindi, siccome questa stesa si chiude con una carta cosiddetta aperta, l'indecisione, non possiamo non leggerla. Avrete i vostri dubbi. Avrete i vostri dubbi per tutti questi mille motivi, se poi avete un partner, non, cioè, è ovvio che anche per questo, per come è la stesa, però vi dice anche i dubbi vecchi che avevate, quindi su alcuni aspetti di questa persona, su ciò che ha reso difficile la persona, questi dubbi non ci sono più. Avete dei dubbi sul futuro, difatti è l'ultima carta e non saprete tanto bene cosa fare. Allora, se la mia esperienza conta qualcosa,
fa niente, perché secondo me qua poi lo saprete che cosa fare. Certo, si tratta di mettere equilibrio tra questo amore che sta sopra, quindi che è la parte dominante, tangibile, che vi verrà proprio offerta, e questa inquietudine che dovrete gestire e dovrete capire da che parte incanalare. Sta di fatto che io, insomma, davanti a una cosa del genere, se appena appena potete almeno considerare un rientro in scena, perché è veramente quella cosa che era rimasta in sospeso nella vostra vita, come dico io, non parlo sempre di ritorni, però quando ci sono lo dico volentieri, e quando ci sono dico sempre: i ritorni non sono tutti uguali, e soprattutto non, un ritorno non rifà una coppia. Un ritorno è un ritorno, poi quello che succede viene dopo. Qui c'è un ritorno, ma di quelli da manuale. Guarda, sono rimasta a bocca aperta io, che nel giro di Lenormand, nella mia vita ne ho girate, e ve lo faccio rivedere. Lettera, messaggio, cosa d'amore di una persona del passato che viene a scompignarvi la vita. Queste cose non accadono tutti i giorni, quindi anche da parte delle carte, ricordando appunto che abbiamo questa stella, quindi un rimettersi al posto giusto con la persona giusta al momento giusto, insomma, magari ci sarà da affrontare qualche difficoltà o qualche indecisione, però qua il messaggio, il secondo messaggio che arriva è quello di almeno provarci, non abbiate paura, provate a mettervi un po' in gioco, perché questa è una cosa grossa, insomma, poteva uscire un ritorno dal passato con qualunque carta, così che è proprio l'abbondanza fatta e finita, soprattutto visto che vi sentite in questo momento in una situazione che non vi appartiene, quindi siete stati esauditi, adesso non scappate, prendete almeno in considerazione, perché anche voi siete, cioè i sentimenti riguardano tutti e due, no? Che il tutto dipende dall'equilibrio tra i sentimenti che provate e questa paura che un pochino si fa strada, questa tensione, questo nervosismo all'idea di mettere un po' a repentaglio le vostre abitudini. Io le metterei a repentaglio volentieri al vostro posto, quindi poi ovviamente sono consigli, è una stesa generale, pertanto ascoltate solo quello che pensate di voler ascoltare, però io lo devo dire perché è proprio qua. Quindi per voi che avete scelto la chiave, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, almeno se vi ha dato uno spunto interessante, intanto che arriva questa persona a breve, se volete mettete il like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Come sempre io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Allora, per chi tra voi ha scelto il Buddha, che mi sono accorta dei tre che ho, proprio quello che non vuole ascoltare ho scelto, vabbè, comunque speriamo che voi siate più di buon umore, andiamo a vedere qual è il messaggio che le carte hanno proprio per voi, quindi sempre scartando quei particolari che non vi riguardano, qua l'idea è proprio che se siete qui ad ascoltare questa variante, la cosa è rivolta a voi. Può capitare, lo dico ogni tanto, insomma, che non sia proprio così, che quindi non vi riguardi. In ogni caso vi consiglio di dare un occhio, un ascolto alle altre due. Allora, vediamo, guardando le energie, partendo da quelle più generali, dove ci troviamo. Il vento cambia direzione. Ecco, qua secondo me questo sarà un messaggio, che lo vogliate ascoltare o no, piuttosto importante, perché quando c'è un cambio nel vento, insomma, un cambio nella direzione di una cosa, è sempre qualcosa di piuttosto importante, magari che si aspetta anche o che si spera. Vediamo in che cosa. Prendiamoci le nostre tre carte degli Osho Zen, controlliamo le vostre energie per vedere in questo cambio di vento dove siete. Soprattutto se lo desiderate o se non ve lo aspettate, o se magari un consiglio sul vostro atteggiamento. Vediamo, le prendiamo così, qua io ogni tanto cambio, piglio sempre le prime tre, adesso ce le siamo scelte così. Allora, vediamo. È uno. Ah, partiamo dalla banalità. Mamma mia, non siete proprio messi benissimo. Io credo che siate i primi a desiderare questo vento che cambia la direzione, perché insomma, da quello che vedo,
siete in una situazione un po' compressa, qualunque sia l'argomento che adesso andremo a chiarire meglio, però qua c'è un gran desiderio di evadere dalla realtà, di evadere dalla banalità. Ci credete, perché quindi siete belli cariche nel vostro desiderio di cambio. Non so da quanto stiate desiderando questa cosa, però sicuramente quanto la desiderate mi sembra abbastanza evidente. Perciò vediamo che cosa ci dicono le carte del simbolo. Guardiamo il nostro taglio. Ho detto guardiamo il nostro taglio. Quello non vuol sentire, vabbè. Allora, è qualcosa che è iniziato bene e poi si è arenato. Quindi, tutto può essere, però qua il vento cambia direzione, quindi sicuramente questa situazione di ristagno sta per cambiare. Vediamo se stiamo parlando di amore, se stiamo parlando di lavoro. Vedete che arriva una notizia. Dai, è con la Biancaneve. Quando la vedo mi veramente... No, soprattutto se partiamo da una situazione così. C'è sicuramente nell'aria qualche cosa che vi deve essere detto, che adesso è lì, un po' latente, che non vi sta raggiungendo. Una notizia, un cambio, un qualcosa di importante che deve arrivare, che per adesso è fermo. Che state aspettando. Aspettiamo anche noi collocarlo in un campo o nell'altro prima di dire che si tratti di amore o di lavoro. Certamente è una notizia che quando arriverà finalmente vi toglierà da questa energia di ristagno e vi ridarà di nuovo il desiderio di svegliarvi al mattino, perché qui sembra mancare pure quello, cioè siete veramente abbattuti qua e scoraggiati. Qua la sicurezza, allora abbiamo gli amanti, no? Gli amanti e la stabilità, quindi qui quello che manca proprio è la certezza, la sicurezza, la stabilità. Da quello che abbiamo visto nello Shozen potrebbe essere proprio principalmente un messaggio diretto alle coppie o clandestine o alle coppie non ancora formate, dove c'è l'esistenza di un'altra persona e state aspettando che chi amate effettui una scelta. E già qui avete la medaglia d'oro alla pazienza, perché io non potrei mai, però io le carte le leggo a tutti, evidentemente qui c'è l'amore che la fa da padrona, quindi io scherzo, anzi mi fa onore, ma avete la medaglia d'oro meritatissima. State aspettando e non potete fare niente, state aspettando la scelta di qualcuno e la notizia di qualcuno che vi dica ok o che vi dica no. Quindi per questo c'è l'angoscia. Il vento cambia direzione, stiamo partendo però da una situazione di angoscia, quindi senza andare a scomodare troppe formule matematiche, evidentemente qui sta per arrivare una notizia buona, una notizia sicuramente che vi cambia radicalmente la situazione. Urca, e quanto? Allora, starete comunque, guardate che... È giusto comunque, starete comunque fino all'ultimo in campana, perché non crederete alle vostre orecchie, ma qua la scelta siete voi. Siete l'imprevisto, siete quello che non vi aspettate. Adesso state così perché siete praticamente certi che nulla di fatto sarà e che quindi sceglierà comunque l'altra persona. Ma tu guarda, se bisogna lasciare la gente così ad aspettare le proprie decisioni. È un cambio netto di posizione, è così tanto netto che resterete dubbiosi. Non dico che penserete a uno scherzo, però dire ma c'è da fidarsi, perché è talmente tanto che state dietro questo progetto. Infatti qui c'è una situazione comunque che va ricucita, però questo insomma potete anche immaginare, così anche senza avere il manuale sotto il naso, ma è proprio la serenità di coppia in questo caso. Qua c'è stata prima una scelta che vi ha sbarellato da parte di questa persona, accidenti, e siete qui ad aspettare e vi verrà dato ciò che vi spetta, però stiamo parlando di amore. Qui stiamo parlando di amore, ma vi verrà dato ciò che vi spetta dopo. Mamma, qui siete stati proprio male male male, perché è l'attesa qua, e probabilmente
questa situazione ha già in alcuni momenti del passato promesso di risolversi al meglio, poi una marcia indietro, poi di nuovo in avanti, una marcia indietro, e ormai, come dire, vi siete veramente sentiti messi un po' troppo in gioco dalle indecisioni di chi sta di là. Vediamo un po', qui però arriva una notizia, una comunicazione, avevamo un giudizio, abbiamo il Mercurio, un cambio completo nella direzione del vento, perché ormai tanto pensate che le cose siano fatte e che per voi non cambierà mai un bel niente. Allora, vediamo un po'. Eh sì, qui siete stati. Mamma, che tristezza! Qua viene messo l'accento sulla tristezza, sul sentirsi minacciato dalla sfortuna e quindi dal colpo di sfortuna. Abbiamo però anche l'idea di cambio del vento in questo 8 di picche. Quindi in questo momento vi sentite così. Però anche qui c'è una componente di imprevedibilità, meno male che c'è, perché è proprio il contrario di quello che pensate che vi arriverà. Invece ricordate, soprattutto Loge dice chiaramente che sta per tornarvi ciò a cui avete diritto. Qui è una situazione proprio di diritto, di riequilibrare, non è la carta della giustizia, questa è la pesa, è quello che vi viene restituito, è per mettere in bilancio le vostre sofferenze con la situazione che arriverà. Avete anche qua sofferto molto, cioè in tutti i giochi di carte che abbiamo utilizzato per studiare la situazione di partenza c'è un accento molto forte sulla sofferenza, soprattutto protratta, che avete dovuto vivere. Quindi qua non lo chiamiamo ritorno, qua è proprio come se fosse il giudizio, ma nel senso vero del termine, una sentenza che voi non vi aspettate e che forse non volete neanche aspettarvi, perché già la date per negativa nei vostri confronti. Invece qui venite scelti voi, poi però liberissimi anche di dire grazie, non me l'ho aspettato abbastanza, ma questo è un altro discorso. Allora abbiamo proprio la casa e la montagna, vedete che vengono superati gli ostacoli proprio per fare casa, io qua direi. Quindi vedete quello che abbiamo notato all'inizio, che poteva essere proprio rivolto soprattutto, non solo, ma soprattutto a coppie clandestine, quindi che magari già avevano una loro dimensione di familiarità, di casa, però mancava solo quello e c'è stato tanto tergiversare, tanto avanti e indietro. Poi ovviamente è rivolto anche a chi sta aspettando di capire se la scelta dell'altro ricadrà su di sé o sull'altra persona in senso più generale. Però qui andiamo anche molto oltre, andiamo anche a fatti, infatti qua c'è anche qua la bara, a fatti già molto avanzati. La chiave. Ma meno male, ma meno male, qui sta arrivando finalmente la stabilità, finalmente è in arrivo proprio l'annuncio di che cosa, qui finisce il periodo di, scusate, stracciamento di nervi. Difatti qua la croce è una carta molto forte, che va a riprendere anche, andiamocela a guardare qui, a riprendere queste due carte, cioè il percorso difficile e doloroso che è stato questa relazione e che non per tanto tempo, se non è stato tanto tempo, è stato un tempo comunque di cui non dimenticate neanche un secondo, perché è stato molto intenso. E qui c'è questa chiusura salutare, no? Quindi finiscono i guai, finisce la sofferenza, finisce soprattutto questo continuare a arrancare senza sapere dove si sta andando, senza sapere come andrà avanti. Chiuso, basta, questo periodo sta finendo, c'è una scelta, soprattutto c'è una soluzione. Ricordo che la chiave è una delle carte che esprimono un sì, anzi è una dei due grandi sì, e come sì è inteso come quel sì che avviene perché si apre la porta, si trova un modo per uscire. Difatti voi eravate così e adesso la chiave c'è.
quindi la chiave però dipende da che cosa? Dipende dall'altro. Difatti qui c'è un annuncio che viene nella vostra direzione che riguarda proprio questa chiusura, archiviazione del fatto, archiviazione dell'impedimento. Qua naturalmente si spazia un po' dappertutto. Abbiamo anche questi pesci alla fine che sono importanti perché soprattutto lo stato psicologico in cui versate adesso sono importanti perché ci parlano di una ripresa del flusso di energie, anche del flusso di comunicazioni, ma soprattutto qua le energie che erano come più che bloccate, proprio no? Chiuse anche a scopo preventivo. Metti mai che uno si faccia delle illusioni, cioè stavate così. Allora, la notizia, vedete che abbiamo sia il Cavaliere, qua abbiamo Mercurio, quindi è una notizia indiscutibilmente positiva, visto quello che c'è. Invito anche a riflettere, scusate, ma quando ci sono queste cose io con l'enorme mio entusiasmo, a riflettere sul fatto che abbiamo tre carte che negative, più di così non si può, la croce, la falce, la bara, ed hanno però origine insieme alle altre carte a una lettura estremamente positiva. Questo lo dico se volete cimentare, anche senza fare i corsi, perché comunque cioè, si impara anche senza, per carità, se li fate sono contenta, com'è, però si può imparare. Ricordatevi, non vedo gente quando metto giù, non so, la croce, oddio, la bara, oh mamma, no. Anzi, questa barra al centro è la nostra salvezza, la vostra soprattutto salvezza, perché ciò che rimane chiuso nella barra, non, purtroppo lo so che insomma, è un po' una frase forte che dico, però è vero ed è il motivo per cui c'è questa carta, ciò che rimane qua dentro, rimane qua dentro. Adesso voglio fare citazioni cinematografiche, però quello che sta qua rimane qua. Perciò questa è una chiusura definitiva con che cosa? Con quello che nel passato vi ha causato una sofferenza che sembrava infinita. Bene, questa falce, zac, quindi trancia di netto questa sofferenza, grazie al cielo, quindi è una chiusura definitiva. Perciò sull'onda di questa chiusura voi ricevete la notizia di essere scelto. A me che innervosisce di questa stesa e questa assoluta passività a cui sembrate relegati, no, lì in attesa che qualcuno scelga. Ecco, rendiamoci conto che le carte, soprattutto le normali, sono carte antiche, quindi vediamo di modernizzarle. Io non mi aspetto che voi siate lì ad aspettare il religioso silenzio con una persona che vi ha fatto attendere, vi ha fatto soffrire così, vi dica ho scelto te, come se vi facesse un onore. Stiamo leggendo la frase, poi alcuni dettagli possiamo anche andarceli a prendere, nel senso che questi pesci, per esempio, non ci parlano soltanto di energie che fluiscono, le energie iniziano di nuovo a fluire da parte vostra, ma i pesci sono anche inafferrabili, quindi nessuno ci dice che poi, finito questo periodo, per forza vi sentirete così benedetti dall'alto e quindi occhio onore e di qua non mi muovo. Io non ci giurerei. Diciamo che questa cosa vi riequilibra anche lo spirito, l'autostima, certamente siete così fino a questo momento rimasti in attesa, ma anche per, come si dice, per sapervi regolare, no? Era brutto stare in una situazione un po' ibrida. Questa situazione sta finendo, tra l'altro con tempi anche piuttosto brevi. E guardate sotto, abbiamo l'ancora, non, quasi me ne dimenticavo, l'ancora che una volta ristabilito quello che viene detto dalla frase, sale, e quindi la stabilità buona, non è la cosa definitiva, chiusa e insomma in questo caso positiva, però per l'altra persona un po' meno. L'ancora è una carta di fermo ma positiva, quindi quando arriva questa potete stare tranquilli, nel senso le intenzioni sono di scegliere di stare con voi e rimanere, non scelgo e poi magari ci ripenso. Questo è dal lato suo, dal lato vostro. Dal lato vostro certamente la soddisfazione, certamente anche l'affetto, l'amore,
La gratitudine spero più per l'universo che per qualcuno che vi ha fatto stare così, però ricordatevi, che qua questi pesci vogliono anche dire che l'energia non sarà solo dedicata a chi arriva, potreste avere un vostro momento di libertà, quindi dopo una prima fase di felicità dire sì, benissimo, adesso che sto meglio, però là fuori c'è il mondo. State pronti a questa possibile reazione, perché a parte che succede molto spesso, ma insomma, qua è proprio segnalata, nel senso qua potevo uscirmi, cioè, mi bastava che uscissero così e avevamo finito al minuto 3. Ma sono uscite così e quindi qui abbiamo la soluzione del passato, abbiamo la stabilità. Ai pesci, sì, che bello, ricominciate a comunicare, ricominciate a essere voi stessi anche nei rapporti tra voi due. Tra l'altro, se si tratta di una coppia che fino a questo momento è rimasta non un po' è rimasta un po' nascosta, coppie clandestine, insomma, non si possono tanto mettere in luce, no? Proprio perché, ahimè, è meglio non farlo sapere. Ecco, questi pesci, tra l'altro, ci dicono che la situazione è talmente risolta che non si porrà neanche più il problema di doversi occultare più. Quindi è anche non soltanto il fatto di farsi vedere, ma anche il fatto di frequentare. Di girare, di circolare, i pesci hanno questa idea, no? Di circolazione, quindi libertà viene, però libertà, ricordatevi, come vi dicevo, che la libertà è prima quella della coppia, poi vi ricorderete, adesso che sapete che le cose si sono risolte, comunque che adesso che avete di nuovo le vostre energie, esiste anche un mondo esterno al quale fare riferimento. Questa ancora come ultima cosa che è da sotto è lo stato della persona che viene a darvi questo messaggio proprio perché l'abbiamo qui. Quindi voi sì, sarete comunque vi sentirete più stabili, però ricordatevi che l'ancora è la stabilità che vi viene offerta, è la assoluta certezza della scelta fatta. Ricordiamo che avevamo gli amanti e quindi gli amanti sono sempre il dubbio, la scelta, pur se ci muoviamo in ambiente sentimentale, qua la scelta è stata fatta a seguito di una chiusura col passato e vi viene annunciata. Quindi contestualmente all'annuncio di questa cosa vi verrà anche detto che è per rimanere. Per dire, da nessuna parte c'è scritto che poi rimarrete voi. Poi io immagino di sì. Però comunque c'è qua da notare questa tendenza almeno a guardarvi un po' attorno, direte ma che senso ha? Io aspetto tutto non so quanto tempo per avere questa persona e poi mi guardo attorno. Non ho detto che appena vi dice di sì, che siete la scelta ve ne andate con qualcun altro, ma che sarete in energia un po' di recupero, come se ricominciaste a respirare e quindi avrete voglia in ogni caso di uscire, di fare, brigare e anche di essere ammirati, perché in questo periodo siete stati talmente male che vi eravate un po' annullati a causa di questa situazione. Avete visto, insomma, qui la croce, qui avevamo addirittura questa, che è una carta che insomma non augurerei proprio a nessuno. E in più, messe insieme, avevate un po' il vuoto attorno. Quindi, soprattutto, ripeto, parlo alle coppie clandestine. Adesso cambia direzione, trovate la stabilità, la vecchia storia se ne va e voi siete in recupero. Siete in recupero anche di voi stessi. Per questo lo dicevo. Poi, per il resto, ovviamente, visto che evidentemente avete aspettato questa cosa, se siete innamorati, la cosa andrà avanti e vi auguro per sempre, perché comunque vi arriva una persona con intenzioni serie, non c'è alcun motivo di dubitare. Un pochino magari vi capiterà ugualmente, però poi le premesse per andare avanti ci sono. Però era giusto segnalarvelo perché c'è. Non vuol dire soltanto che ricominciate a far festa, vuol dire anche che ricominciate a pensare un po' a voi, che vi eravate trascurati a causa della situazione.
Bene, allora questa è la storia che vi ha raccontato questo messaggio, che era per voi particolare più, particolare meno. Quindi se vi è servito, se vi è piaciuto, mettete il like, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartoon Antique. Ciao.